I dati che saltano all'occhio sono il costante aumento della popolazione immigrata che Caritas oggi ci dice sono più del 12% e il dato che dobbiamo dar conto alla nostra regione è che noi abbiamo un'altissima percentuale di questo 12% residente, più dell'11%. Quindi vuol dire che la popolazione immigrata presente sul nostro territorio ha un percorso di stabilità. Questi sono cittadini in regola, residenti, e quindi sono parte della nostra popolazione. Questa è la cosa più importante che esce oggi. Come oggi esce, conferma, come già si diceva nelle altre ricerche, che questa popolazione giovane lavora, o va a scuola o lavora. Va a scuola, siamo la regione con la maggior frequenza di minori stranieri nelle scuole, 14%. E l'altro dato che fa pensare è che il 44% di questi giovani che sono nelle nostre scuole sono nati in Italia. Quindi potrebbero essere, dovrebbero essere considerati italiani a tutti gli effetti. Invece noi sappiamo che per la normativa vigente questi ragazzi non diventano italiani, pur essendolo, per legge, soltanto se non da un anno dopo il 18° compimento di età. E se ne fanno domanda. Quindi è una grande ingiustizia. L'altro dato che emerge oggi è che i nostri lavoratori, il 20%, sono persone provenienti da paesi stranieri e il 25% sono nelle industrie, quindi non è che fanno lavori marginali, sono lavori nel tessuto produttivo normale della nostra realtà e sta crescendo anche la percentuale delle persone provenienti da paesi stranieri che fanno attività in proprio. Una delle affermazioni prime che si dice è che gli emigrati consumano il nostro welfare, no? Questa è la paura, il timore in tempi in cui il welfare è alle corde. Gli emigrati sono l'11%, l'11,3% della nostra popolazione residente. I dati ci dicono, dalla Caritas e non dichiarati noi in Emilia-Romagna, che ne consumano l'1%. Non ci vuole un matematico per fare i conti. C'è il 10% di differenza.